12 gol tutti insieme sul groppone nella quinta giornata del campionato di A1 di hockey su pista. Che la trasferta di Monza non sarebbe stata una passeggiata contro una squadra che di matricola aveva solo il rango, lo si sapeva già, ma che la FP potesse andare KO dopo pochi minuti era difficile prevederlo, specie dopo l'incoraggiante vittoria casalinga con il Breganze. La sorpresa c'è stata anche stavolta, soprattutto nelle proporzioni della sconfitta subita dal Giovinazzo. 12-1 per i Brianzoli, il risultato finale in una gara già archiviata all'intervallo sul 7-0. Bastano appena 25 secondi all'argentino di casa Martinez per infilare la porta biancoverde per la prima volta. Il raddoppio arriva a Companizza, ma è negli ultimi minuti del tempo che il Monza si scatena. Martinez realizza altre tre reti, Roca strappa applausi con un alza e schiaccia, Brusa cala il settebello contro una FP ormai frastornata che sbaglia pure un rigore con Monteforte. Nella ripresa il giovinazzese Colamaria, tecnico dei monzesi, cambia gli uomini ma non l'intensità di gioco. A esultare ancora Martinez che fa cinquina e diventa il nuovo capocannoniere del torneo. Poi tocca a Camporese sul rigore, Retis e Compagno per due volte, la seconda praticamente sulla sirena. Il gol ospite arriva sul 10-0 grazie a una caparbia azione di Bavaro. Nulla da fare invece per Rodriguez che fallisce un rigore, per Mastropasqua sprecone su tiro diretto. In entrambi i casi sempre reattivo il portiere Oviedo che sarà poi sostituito da Piscitelli, pure lui giovinazzese. Insomma, un tracollo da dimenticare alla svelta per la FP, sempre quart'ultima a 4 punti e per i tifosi al seguito, che non hanno mai smesso di incitare la squadra. La reazione è affidata a una nuova trasferta, quella in programma sabato prossimo a Valdagno.